Abbiamo un settore che qui in Campania è particolarmente vocato per poter fare sperimentazione anche nei processi lavorativi, che è quello del patrimonio culturale. Patrimonio culturale che spazia dal settore della dieta mediterranea, che è stato riconosciuto grande attrattore culturale dall'UNESCO, ai nostri grandi attrattori fisici. Chiamerei dalle monumenti, dalla Reggia di Caserta, nel Bosco di Capodimonte, con cui noi siamo riusciti a stabilire relazioni, abbiamo strutturato protocolli e con loro abbiamo definito una serie di profili innovativi. Mi faccia ricordare giardiniere per giardini storici, con cui noi abbiamo già un percorso avviato e concluderemo entro quest'anno, su cui c'è già un placement precostituito che sarà sicuramente attivato alla fine di questo percorso. Quindi la fortuna di avere il settore di grande vocazione del territorio, la capacità di esserci aperti e non chiudersi nel nostro piccolo e rimanere solo per un piccola attività istituzionale, ma essere aperti al mondo di tutto il patrimonio culturale, e questo ci ha consentito nei 10 anni della nostra attività, che siamo tra l'ITS anziana, di confermare un placement intorno all'85%.